Bene, buongiorno a tutti. Benvenuti alla sesta lezione del corso. Eh, L'argomento di oggi è un argomento ostico ed è la ricorsione. Ora, io vi prometto che voi uscirete di qui che non avrete capito la ricorsione. Non perché non mi impegnerò, io farò di tutto ovviamente per farvelo capire. Ma io ricordo da studente eh, e ricordo le esperienze dei miei colleghi e ho letto esperienze di anche di guru del settore. Guru cioè, esperti di informatica che adesso lavorano, hanno dei lavori molto importanti, però loro hanno confessato che comunque hanno avuto le loro difficoltà a capire questo, questo paradigma di programmazione. E io voglio cercare di ribaltare eh, l'approccio la, la, canonico alla ricorsione. La ricorsione si spiega, teori, si spiega in teoria, cioè um, ovviamente anche in pratica, però di solito si dedicano un due orette per spiegare teoricamente che cos'è la ricorsione. Si parla di principio di induzione. Si parla di matematica, eh, si parla di passo base, di passo induttivo, okay, tutte cose molto carine, eh, teoricamente parlando. Ma qua poi uno va a scrivere un algoritmo ricorsivo e dice: Ma io da dove inizio? Da dove comincio? A che mi è servita quella, quella teoria? Non sto dicendo che la teoria non serve a niente, eh, se no, distruggerei tutta l'università, incluso il mio corso. Ma nel caso della ricorsione, credo in base alla mia esperienza personale, a quella delle, delle altre persone con cui mi sono insomma sentito. Uh, un approccio pratico fin da subito è essenziale. Quindi vi sto dicendo che non solo non ci sono delle slide sulla ricorsione che ho preparato, non perché non avevo voglia, avete visto che ci sono centinaia e centinaia di slide molto approfondite, quindi non mi sarebbe costato nulla farle, ma secondo me è inutile. Uh, quindi anche queste slide, che adesso poi le vedremo dopo, però, aver iniziato a fare qualcosa di, di insomma di aver parlato un pochettino. Uh, potete anche metterci una sbarra perché non, non mi interessa che voi impariate queste slide. Mi interessa che voi oggi abbiate anche solo un indizio, un forse ho capito, ma non sono sicuro. Già questo sarebbe un successo. O se qualcuno avrà capito, probabilmente ha una incredibile, naturale predisposizione all'astrazione, all perché l'informatica è astratta. Se non avete capito, non vi dovete preoccupare. Non significa che non siete portati per l'informatica, non significa che non. Um, non avrete successo, è normale, non l'avevo capita io la prima lezione, non l'avevano capita anche diversi esperti molto più bravi di me la prima volta che l'hanno incontrata. Non solo, ma questa lezione che facciamo oggi è un'introduzione alla ricorsione, ma in questo corso più della metà degli algoritmi che vediamo sono ricorsivi, quindi non è che oggi noi ricorsione chiudiamo e poi quello che avete capito, avete capito e finisce lì. Durante il corso noi parleremo ancora di ricorsione, quindi questo è solo un dire, ok esiste, cerchiamo di capire più o meno di che cosa si tratta, la mettiamo da parte e poi la riprendiamo più tardi. Bene, sapete da dove mi piace iniziare? Mi piace iniziare dal dizionario. Credo che al di là di decine e decine di slide che spiegano che cos'è la ricorsione e un po' complicano la vita eh, di chi legge, di chi studia, L'unica verità che mi sento di condividere con voi è la definizione sintattica, la definizione che ci dà il vocabolario. Cioè una cosa ricorsiva, un algoritmo ricorsivo, una procedura ricorsiva, un approccio ricorsivo è un qualcosa formulato con esplicito riferimento a se stesso. È un paradigma di programmazione. Come vi dicevo, i paradigmi di programmazione hanno a che fare con la filosofia. Quindi un qualcosa che è definito in funzione di se stesso. Facciamo degli esempi in natura, quindi non parliamo di codice, non parliamo di implementazione e nemmeno di matematica, almeno non adesso. Quindi il mio approccio in questo momento è, vediamo cosa c'è nel mondo che può eh, soddisfare questo tipo di definizione, quindi ricorsivo, che è definito in funzione di se stesso. Magari vi farò ridere quello che vi farò vedere, però eh, questi sono esempi che poi si possono anche modellare da un punto di vista matematico. Questo è un... Okay. Qualcuno mi dice qualcosa? È successo qualcosa? Può condividere lo schermo? Aspita, ha ragione. Non ho condiviso, cioè l'ho condiviso prima, ho messo il cavo e si è scondiviso. Bene, tanto che fino adesso ho solo parlato, quindi grazie per avermelo detto, siamo in tempo. Perfetto, quindi ho solo fatto vedere la, la definizione del dizionario Treccani e poi subito sono andato su questa immagine e vi ho chiesto che cos'è. Che cos'è? È un broccolo, un broccolo romano proprio per essere proprio precisi, precisi. Bene, questo cos'è? È un broccolo, no? No, è un pezzo di broccolo, ma è un broccolo. Quindi dove voglio arrivare? Voglio arrivare che un broccolo è composto di parti e ogni parte è un broccolo. Sembra una cosa curiosa. E anche questo broccolo, se noi lo spezzettassimo in parti, ogni parte sarebbe un broccolo. E se andassimo con la lente ingrandimento, ogni parte è un broccolo. Quindi un broccolo è un insieme di broccoli. Definito un oggetto in funzione di se stesso. Ecco che significa? Che in natura, diciamolo in un altro modo, sono strutture ricorrenti, strutture ripetitive. Quindi un oggetto è definito in base a se stesso. Un broccolo è fatto di tanti piccoli broccoli, che loro volta sono fatti di tanti piccoli broccoli, un albero. Un albero è fatto, ora non stiamo lì a sottilizzare due tre rami, facciamo un esempio. Un albero fatto di un tronco che si divide in due. E ogni tronco si divide in due. E ogni sottotronco si divide in due. E ogni ramo si divide in due. Fino ad arrivare ad una divisione che è talmente piccola che ormai insomma, il ramo è troppo sottile, si divide in due. Ok, poi ci sono le foglie. Alla fine arriviamo ad una, ad una fine. Qui non è una cosa che si ripete all'infinito. Anche il broccolo a un certo punto, la struttura più piccola sarà ormai indivisibile. Nel senso che andiamo ad un livello cellulare in cui... Non è che dentro la cellula non vediamo il broccolo, quindi comunque c'è un punto di arrivo. Alla fine eh, dice no, non c'è più un broccolo, però eh, quindi una serie di ripetizioni fino ad arrivare ad un qualcosa che è troppo piccolo e non si può più eh, ripetere. Anche un albero è una struttura ricorsiva, anzi pensate che noi in questo corso facciamo una struttura date che si chiamano alberi e sono ispirati proprio agli alberi, eh, agli alberi della natura. E gli alberi sono definiti ricorsivamente. Cioè quando noi andremo a definire che cos'è un albero di ricerca, un albero binario, cose di informatica e non della natura, daremo una definizione ricorsiva, ma perché lo è un albero è un tronco che si divide in due ricorsivamente, ripetutamente, fino ad arrivare a delle foglie. Questa cosa si vede meglio se vediamo un albero spoglio, quindi vediamo questo tronco che si divide in due rami, questo ramo che si divide in tanti rami e ogni ramo si divide in altri due, eccetera. Ma se io vi dicessi questo adesso, non ve lo vedete di lato, e quindi dite, questo sicuramente è un ramo di un albero, ma se questo lo mettete in verticale, eh, lo immaginate piantato, è un albero, quindi potrebbe essere un albero o potrebbe essere un tronco o un ramo. Non lo sapete perché appunto la struttura è inerentemente ricorsiva. Andiamo avanti. Questo è l'interno di una chiocciola. Eh, ma anche qui c'è una ripetizione, vedete? Eh, la curvatura è la successione. Delle, delle cavità interne è un qualcosa che si ripete sempre allo stesso modo quindi se noi facciamo uno zoom o ravvicinato o allontaniamo, ci allontaniamo da questa struttura non riusciamo cioè, per noi è sempre la stessa struttura perché si ripete ovviamente non all'infinito a un certo punto zoomando zoomando ovviamente andiamo a livello eh, delle scaglie di, del materiale di cui è fatta questa chiocciola e non riusciamo più a vederla questa struttura il chicco di neve, neve eh, anch'esso è una struttura che si ripete, definita in funzione di una forma base, e lo si può dimostrare in matematica, quindi c'è proprio una modellazione matematica dei chicchi di neve. Eh, per esempio, questo è un chicco che noi vediamo dall'alto, ma se vediamo ogni porzione del chicco, anche questo ha le creste, queste tre creste sono simili a queste tre creste più grandi. E ognuna di queste creste dentro c'è altre tre creste che sono simili a quelle creste più grandi e così via e così via. Quindi anche in questo caso abbiamo un oggetto che si ripete, eh, quindi definito in funzione di se stesso. Queste cose eh, assumono anche un altro termine in matematica, si chiamano frattali. Eh, L'analisi frattale è una, una branca della matematica. E si fa anche in qualche corso di informatica, io per esempio la feci nel mio corso di ingegneria informatica, allora non è questo importante, solo per dire che se sentite la parola frattale eh, è questo, la ripetizione delle strutture naturali e serve per l'analisi delle strutture naturali, quindi si può utilizzare per analizzare le coste, le coste sono dei frattali, per analizzare le, le, le faglie, dei, dei terremo, le faglie del, geologiche, per uh, non la predizione ma almeno l'analisi dei terremoti. No, si possono fare cose serie con, con queste cose, al di là del gioco che vi ho appena proposto. Bene, quindi, eh, assodato che in natura esistono strutture definite in funzione di se stesse, e penso che l'esempio più calzante, perché quello che si fa eh, sempre, è quello del broccolo. Andiamo a vedere se anche in matematica esistono degli oggetti definiti in funzione di se stessi. Ovviamente, sì. Ne esiste uno tra quelli che avete fatto al liceo o all'istituto. All o sicuramente l'avete fatto in analisi matematica, vi viene in mente un oggetto, eh, anche un operatore definito in funzione di se stesso, il fattoriale. Il fattoriale, eh, da Wikipedia, perché così abbiamo una fonte certa e ci fidiamo, e soprattutto non posso scrivere alla lavagna, eh, ha certamente una definizione non fattoriale. Utilizzando la produttoria, quindi n fattoriale è la produttoria di k per k che va 1n. a n. Ok, questa è una possibile definizione okay. del fattoriale. Ma un'altra possibile definizione del fattoriale. Voi sapete che n fattoriale è uguale a n per n-1 fattoriale, se n è maggiore di 1, eh, se è uguale a 0, è uguale a 1. Questa definizione è n fattoriale è uguale ad n per n-1 fattoriale, quindi il fattoriale è definito in funzione del fattoriale, cioè di se stesso. Ok? Un altro esempio. Successore di Fibonacci. Tra l'altro, la successione di Fibonacci ha a che fare proprio con la, la disposizione di questa, di questa struttura. Eh, l'ennesimo numero di Fibonacci, adesso non leggo la definizione, lasciamo stare, c'è scritto, sì, è definita ricorsivamente, però a occhio, per quello che possiamo sapere dalla nostra cultura, l'ennesimo numero di Fibonacci è pari alla somma dei precedenti due numeri di Fibonacci. E eh, ma come? Quindi per calcolare l'ennesimo numero di Fibonacci devo sapere gli altri due precedenti e per sapere gli altri due precedenti devo sapere gli altri precedenti e così via e così via. Quindi è un definire in funzione di se stessi. Come broccolo, un broccolo è fatto di broccoli. Il numero di Fibonacci è fatto di due numeri di Fibonacci, quello prima e quello prima ancora. Il fattoriale è fatto di n per il precedente numero di fattoriale. È come broccolo, solo che è in matematica. Non c'è solo la matematica, anche, ci sono anche gli acronimi e ce n'è uno famosissimo, GNU. Chi sa GNU? Sì, GNU è l'animale, infatti, è il simbolo di GNU. Uh, GNU, vi ho parlato di GNU, la suite dei compilatori di GNU, Free Software Foundation, Linux. Ma GNU che significa come acronimo? Qualcuno lo conosce l'acronimo GNU? Che significa? Nessuno? Va bene che non lo conoscete, così faccio effetto sorpresa. Qualcuno lo conosce, eh? però sta zitto così non, non spoilera. GNU significa GNU GNU is not Unix. Questo è il significato dell'acronimo GNU. E eh, ma come? E quindi è un acronimo definito in funzione di se stesso. Cioè GNU is not Unix è l'acronimo GNU. E infatti, se non ci credete, GNU acronym, non me lo sono inventato un momento... È un acronimo ricorsivo che sta appunto per. dove sta? GNU is not Unix. Ed è un'esclamazione perché? Perché questo nasce per fornire una suite di strumenti, eh, e poi questo è sfociato in un sistema operativo che è Linux, in un kernel che è Linux, su cui poi ci sono i sistemi operativi basati su quel kernel, eh, non è Unix, cioè è nato come implementazione free. Open di Unix e quindi il creatore di questo di questa, di quest acronimo ha detto: Guarda, io non sono Unix. Io sono qualcosa che implementa Unix in maniera gratuita e open. Quindi, no, io non sono Unix. GNU non è Unix. E allora che cos'è no. GNU? GNU non è Unix. E così via. E così via. E ci si può giocare. Eh, penso che esistono diversi, eh, eh, non li conosco altri, però sicuramente a livello di marketing ce ne sta sicuramente qualcuno. Eh, magari anche qualcuno famoso. È la prima volta che sto cercando insieme a voi, eh, non so se riesco a trovare qualcosa di più. Sì, a parte Gnu, eh, ce ne sarà sicuramente qualcun altro. Vabbè, adesso non, non mi vengono in mente. eh? Conoscete questi qua, eh? Ma non sono famosi. Ah, Visa forse? Visa è famoso? No, carte di credito Visa International Service Association. Visa, eh, grazie a cavolo. E altri ammazza, no, ce ne sono proprio, anche, proprio tanti tanti, ATI, ATI, Technologies Incorporation, veramente, questo, le schede grafiche, no? Eh, proprio... Ecco ragazzi, se voi doveste definire in gergo, nel vostro gergo, nel gergo dei ragazzi, appunto, che cosa significa un acronimo ricorsivo? A me verrebbe, non so se viene anche voi, di definire anche una parola che non si può dire, essere un po' dei para puntini puntini, perché ATI, per esempio proprio ATI... Significa, atti technology Incorporation, vabbè, mi stai prendendo in giro. Significa essere dei para puntini puntini. Ragazzi, questa è l'essenza della ricorsione. Cioè, l'essenza della ricorsione, lo vedremo adesso, è non cercare di risolvere il problema subito. Questo sarebbe un approccio tradizionale alla programmazione. Ma cercare di essere pigri, anche prendere in giro scherzosamente il problema. E lo vedremo oggi attraverso gli esercizi. Dobbiamo per forza fare degli esercizi. Quindi. Dopo aver fatto questa, uh, questa introduzione, adesso se andiamo sulle slide poi subito però iniziamo a programmare. Uh, ci sono delle definizioni che a me non interessa che voi impariate, cioè, non sono cose importanti. La ricorsione è diretta, innanzitutto, la ricorsione nell'informatica cos'è? Beh, se in generale una cosa ricorsiva è definita in funzione di se stessa, allora una funzione, una procedura informatica ricorsiva sarà definita in funzione di se stessa, è ormai è lo stesso concetto applicato all'informatica. Quindi una ricorsione, una funzione ricorsiva è una funzione che dentro invoca se stessa. Vediamolo subito, il fattoriale. Ragazzi, questa definizione di una procedura informatica chiamata factorial è pari pari, ma proprio pari pari lo sta. La definizione è matematica n fattoriale è uguale a 1 se n è uguale a 0, ed n per n meno 1 fattoriale se n è maggiore o uguale di 1. Quindi n minore o uguale di 1 significa dire n uguale a 0, e 1 se n è uguale a 0, ma se n fattoriale è maggiore o uguale di 1, allora sarà uguale ad n per n meno 1 fattoriale. Quindi matematica informatica sono perfettamente coincidenti. Ora, però questi sono casi facili, perché... Sì, ok, la definizione di matematica è ricorsiva e quindi lo è eh, naturalmente la sua controparte informatica. Anzi, se volessimo fare un algoritmo non ricorsivo, un algoritmo che, che non, non ricorsivo, iterativo, quindi standard per calcolare il fattoriale, voi come fareste per calcolare il fattoriale un numero fattoriale senza questo algoritmo ricorsivo? Dovreste fare un ciclo. Eh, un ciclo come? A partire da... a partire da zero, voi andate a moltiplicare di volta in volta il successivo con il precedente. Quindi si può fare, non è questa non era l'unica strada di farlo. Anzi, esiste un teorema, dove sta, che non dimostro, ma vi enuncio solamente, però la dimostrazione, se volete, ovviamente, mai, mai sia che la chiedo, non la chiederei mai una cosa del genere, esiste un teorema chiamato di equivalenza, che dimostra che... Un algoritmo ricorsivo equivale a un algoritmo iterativo, cioè eh, si può passare da uno all'altro, c'è cioè una relazione di equivalenza, quindi si può passare da un caso all'altro, da una soluzione all'altra. Quindi per ogni soluzione iterativa ne esiste una ricorsiva, per una ricorsiva ne esiste una iterativa. Qual è la dimostrazione? Su cosa si basa la dimostrazione, almeno intuitivamente? Per capirlo dobbiamo andare molto indietro nelle slide fino ad arrivare alla chiamata funzione. Ed è questo il punto in cui voglio partire prima di metterci nel codice. Dov'è la chiamata a funzione? Oh, questo è il momento giusto per chiedervi ma l'avete fatta la chiamata a funzione in qualche corso? Perché negli anni i corsi possono cambiare, sì? Di la verità, sì o no? Poi non l'avete capita, non l'avete studiata, non vi l'avete ricordata, però l'avete fatta, sì o no? Ok. Brevemente, ragazzi, la chiamata a funzione significa che quando... Eh, quando noi scriviamo un programma, ok, però quel programma, così come lo scriviamo, è pieno di chiamate a funzione, è pieno di funzioni. Quando l'esecutore, quindi il sistema operativo, eh, e quindi più sotto il calcolatore, la CPU, deve eseguire le istruzioni del nostro programma, quando si trova ad una chiamata a funzione, cosa fa in soldoni senza mo andare a definire i registri, cose un po' più eh, di lì, basso livello? La chiamata a funzione è una specie di sospendere, mettere in, in stand-by lo stato corrente dell'esecuzione. Io sono arrivato a un certo punto e devo chiamare una funzione. Allora salvo tutto quello che devo salvare, salvo il punto in cui mi trovo innanzitutto, perché sto per andare in un altro punto del programma. Chiamare a funzione significa saltare in un altro punto del programma, perché il programma è fatto di istruzioni, ma io sto ad una certa istruzione, ora devo andare ad una funzione. Quella funzione potrebbe stare, anzi sta sicuramente, non sta nell'istruzione successiva. Ma sta da un'altra parte, quindi devo fare un salto. Siccome sto facendo un salto, quando la funzione terminerà dovrò tornare indietro. Quindi devo salvare sicuramente il punto in cui mi trovo. E poi, siccome io sto manipolando dei dati, eh, magari ho delle cose nei registri della CPU, devo salvare questi dati da qualche parte. Quindi devo salvare delle cose. Eh, quella funzione potrebbe restituire degli oggetti, potrebbe prendere degli oggetti in input. Quindi devo passare delle cose alla funzione. Passare della funzione significa. Eh, Mettere dei dati dentro dei registri. Vabbè, non, sto, non la voglio fare è troppo lunga. L'importante, la cosa veramente importante è che chiamare a funzione significa sospendere lo stato corrente dell'esecuzione e iniziare un'altra esecuzione di un altro pezzo di codice. E se quel pezzo di codice chiama un'altra funzione, significa sospendere quel pezzo di codice e iniziare un altro pezzo di codice. E siccome in questo, nel chiamare a funzione noi salviamo delle cose, abbiamo bisogno di spazio queste cose vengono messe nello stack. Lo stack è quell'area di memoria di ogni programma, generalmente grande un megabyte, dove si impilano, come dice la parola stack pila, una pila di piatti, si impilano tutte le cose che stiamo salvando, che ci servono poi durante, eh, durante le chiamate a funzione e poi al ritorno delle chiamate a funzione. Quindi a questo punto arriva una domanda per voi. Ma noi adesso ci siamo fatti tutta questa... Uh, tutte queste cose mentali uh, per spiegare la ricorsione a livello di natura, per spiegare la ricorsione a livello matematico, in realtà matematicamente già uh, la cosa è ben definita. Ma a livello del calcolatore, la domanda che vi faccio io: il calcolatore quando si trova di fronte a una chiamata ricorsiva, secondo voi gli ne frega qualcosa? Se ne accorge? fa qualcosa di particolare rispetto ad una chiamata non ricorsiva. Cioè se qua ci fosse stata una funzione diversa da Factory, quindi non, non ricorsiva, una funzione che invoca un'altra funzione. Il calcolatore vede una differenza tra questi due casi, il caso in cui la chiamata non è a se stessa e il caso in cui è chiamata è a se stessa. Siamo noi umani che ci facciamo il problema, perché noi mentalmente non siamo attrezzati per capire la ricorsività. Io adesso vi ho fatto degli esempi in natura e quelli bene o male li capiamo, però se ci ragioniamo ancora meglio il nostro cervello va un attimo in tilt il nostro cervello non è fatto per ragionare con questo paradigma ecco perché la ricorsione è difficile da capire alle prime armi quindi bisogna farci il callo bisogna fare esercizi vedere più cose ricorsive possibili e poi man mano le cose diventano più chiare però una cosa voglio chiedere subito è vero che per noi umani è difficile la ricorsione cioè dobbiamo sforzarci per comprenderla ma il calcolatore non gliene frega niente. Anzi, il calcolatore non sa dell'esistenza della ricorsione, non adotta una strategia particolare. Perché? Perché il calcolatore quando esegue questa funzione si vede una chiamata a funzione. Chiamata a funzione significa salva lo stato corrente e salta all'indirizzo in cui inizia il codice di quella funzione. Ora l'indirizzo in cui inizia il codice di quella funzione è questo. Questo, ovviamente noi non lo vediamo, non è due nella memoria del calcolatore sarà un certo indirizzo. Il calcolatore non gliene frega niente che questo indirizzo sta qui, cioè proprio all'inizio di questa stessa funzione, o sta da un'altra parte perché abbiamo chiamato un'altra funzione. Al calcolatore non gliene frega nulla. Anzi, la cosa, la vera, la, la vera. Usando una terminologia corretta dovremmo dire che non esiste la ricorsione a livello del calcolatore, il calcolatore chiama una funzione, punto. Significa sospende lo stato corrente, salva quello che deve salvare, chiama una funzione. La funzione chiama un'altra funzione, sospende, chiama la funzione. Ora, che quella funzione sia la stessa oppure no, non gliene frega niente, perché tanto comunque lui deve salvare e saltare. Salvare e saltare. Poi a un certo punto le funzioni si chiuderanno e lui dovrà tornare indietro. Si chiude, torna indietro e si chiude, torna indietro. Questo fa lo stack. Cresce in altezza e decresce. Cresce, e decresce, è una fisarmonica. Se durante l'esecuzione vedessimo lo stack, vedremo una cosa che va sempre eh, su e giù. Ora, non pretendo che questo abbia chiarito e, vi fa e avervi fatto comprendere cosa è la ricorsione. Quindi la cosa migliore da fare, secondo me, è andare a farci già qualche esercizio, magari l'esercizio l'ellow world della ricorsione, anche se questo è considerato il vero hello world. Però, perché secondo me questo non va bene? Perché è troppo facile. La matematica ci dice che è proprio questa la definizione del fattoriale. Noi la implementiamo in filo e per segno, e eh, vabbè, dove sta? il nostro sforzo non c'è in questo caso. Sì, ce lo troviamo già, già pronto. Diciamo sì, suona, è più o meno come la matematica, è esattamente la definizione matematica. però io ancora non ho capito come fare io ad inventare una soluzione ricorsiva Fibonacci, anche qui eh, la definizione di Fibonacci è la somma dei precedenti due numeri di Fibonacci. Quindi non è una sorpresa che questa sia l'implementazione di Fibonacci, tra l'altro. Questo è un corso in cui si parla anche di efficienza degli algoritmi, e questo non è un algoritmo efficiente. Anzi, vedremo che l'algoritmo per implementare Fibonacci come soluzione non è assolutamente questo. Perché non è questo? Mi sapete già dire perché non può essere questa una soluzione efficiente? Cioè, la ricorsione è vero che ho detto che a calcolatore non gliene frega niente, però da un punto di vista di efficienza è un po' pericolosetta. Perché è pericolosetta? perché la ricorsione ha a che fare con chiamate a funzione e queste chiamate a funzione sospendono lo stato precedente. Lo stack è grande un megabyte, quindi non è che io posso, se io dico calcolami il... Eh, implementiamola questa cosa, perché questo è un warning che vi do alla, alla ricorsione. Implementiamo questa, mh, questa funzione, dove sta? Dev. Dev l'avete usato? Nuovo progetto, eseguibile, lo chiamiamo Fibonacci, lo salviamo, non lo so, lo salviamo, lo salviamo ovviamente nelle cose del corso, quindi lo salviamo in Classroom, dove sta? Ah, Google Drive, Classroom, complementi di programmazione, ricorsione, 2020, nuova cartella, Fibonacci. Main ce l'ha creato lui per noi, lo salviamo e va tutto bene. Questa è la funzione che ci viene data uh, uh, dalla slide, e noi adesso calcoliamo: uh, um, int n uguale 10, quindi esimo numero di. Fibonacci è non posso metterci lei con l'accento perché non è un carattere ASCII eh, 128 bit, non verrebbe visualizzato propriamente, e eh, sì, devo mettere le parentesi ovviamente. Eh, le, le -fibonacci. e Fibonacci in, allora, andiamo a capo. Così lo vediamo tutto in un colpo. Bene. Beh, per n uguale 10 non dovrebbero esserci problemi, penso. Il decimo numero di Fibonacci è 55. Sì, mi trovo. 0, 0 1, 1, 3, 135, vabbè, più o meno mi trovo, sì, dovrebbe essere 55. Vabbè, ci fidiamo, andiamo a vedere che ne so, la sequenza di Fibonacci. Eh, dove stai? No, questo è fattoriale. Io più o meno sì, vabbè, mo esageriamo In tanti modi per calcolare i, i numeri fibonacci. Comunque, io mi ricordo che dovrebbe essere più o meno 55. Dipende sempre se si parte da 0 da 00 o da 01, eccolo qua: 55 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quindi il nostro, perché noi siamo partiti da. Probabilmente siamo partiti da 1 1. Comunque sono, sono convenzioni, ok. Però comunque è un, numero, è un numero di Fibonacci. Ora, tutto funziona se n uguale a 10. E se n uguale a 50? Non risponderà. Non risponderà prima della fine della lezione. Pure non mi sembra di aver chiesto una cosa, chissà, dell'altro pianeta. Ho solo chiesto il cinquantesimo numero di Fibonacci, eh decimo, cinquantesimo, non è che ho detto il cinquemilionesimo, cinquantesimo, non ce la fa. Non solo non ce la fa, ma probabilmente potrebbe anche crashare a causa del fatto che si stanno impilando così tante chiamate nello stack e ogni chiamata cosa alloca? Alloca l'indirizzo di ritorno, eh, alloca il parametro di ingresso, il parametro di uscita, quindi sono più o meno, sono già diciamo 8 byte di indirizzo. il parametro di ingresso sono Long, quindi anziane e long sono, eh, sono 8 byte, altri 8, uh, altri 8 byte per l'uscita. Siamo a 3x8, 24 byte, 24 byte ma sono tantissime chiamate. Ragazzi, non, non ci vuole niente a riempire lo stack di un megabyte. E quando si riempie, dice stack overflow, perché overflow si è andato oltre la dimensione dello stack, che è un megabyte. E questo errore è talmente importante che ci hanno fatto un sito, un sito famosissimo, che si chiama Stack Overflow. È un sito dove eh, voi ponete una domanda, se la domanda non è banale, se la domanda non è, mi fai un compito perché c'è il compito in classe, eh, è un sito dove vi rispondono guru, cioè eh, chi risponde ha una reputazione, possono rispondere solo quelli che hanno una certa reputazione, vengono messi più in alto, eccetera. Ragazzi, è un sito, è il sito, Stacco Reflè è considerato lo standard de facto per il troubleshooting degli informatici, cioè troubleshooting significa c'è cioè un problema… Eh, a chi chiedo? Stack Overflow, ok? Eh, però nel 90% del, delle volte il problema l'hanno già posto altre persone, quindi cercate e trovate. Se non cercate, ponete una domanda. La domanda però non deve essere banale, ok? Eh, è talmente famoso questo, ragazzi, cioè chi programma, anche a livello lo usa e non, non c'è da vergognarsene. Perché quando noi ci poniamo un problema, per noi è la prima volta, ma magari è successo anche ad altri, la soluzione si trova su Stack Overflow. Ma sapete quanti, non solo io, ma quanti programmatori trovano su Stack Overflow la soluzione ai propri problemi capita un sacco di volte quindi assolutamente stacco overflow. flow tutto nasce dallo stack che eh, ha sforato beh intanto ho chiuso il programma tanto non, non andava da nessuna parte eh, perché vi ho fatto questo esempio? per lanciarvi un warning che eh, la ricorsione se non è ben progettata oppure se è la soluzione sbagliata al problema sbagliata non nel senso che eh, cioè algoritmicamente questa cosa è giusta, cioè è corretto questa è la definizione matematica di Fibonacci però noi siamo ingegneri informatici noi non possiamo fermarci alla matematica dobbiamo anche porci dei problemi del tipo ma questa cosa è efficiente per il calcolatore e a voi sembra che calcolare Fibonacci in questa maniera sia efficiente cioè per calcolare il cinquantesimo numero di Fibonacci mi servono il quarantanovesimo e il quarantottesimo quindi innanzitutto sospendo il computo del cinquantesimo e chiamo il computo del quarantanovesimo in realtà quello del 48esimo ancora non lo chiamo perché c'è prima questa chiamata del 49esimo il 49esimo chiamerà il computo del 48esimo il 48esimo quello del 47esimo e così via fino ad arrivare allo 0 a quel punto abbiamo 50 chiamate sullo stack in sospeso arriviamo finalmente a dire eh, ok n è minore o uguale di 1 quindi il numero di Fibonacci è n a questo punto si riavvolge tutta quanta la chiamata a funzione verso l'indietro si arriva fino a qua e... E si dà la risposta a questo numero, però manca ancora l'altro, ma l'altro è il 49esimo, il 48 Però guardate, noi durante questa chiamata, la prima fase, abbiamo calcolato il 49 il 48 il 48 Adesso qua lo dobbiamo ricalcolare. Capite perché non è efficiente questa cosa? Perché gli stessi risultati vengono calcolati tante, tante, tante volte, quindi non solo a livello di, di stack. Ma anche a livello di tempo ed è il motivo per cui ci mette un sacco di tempo. Ora, il motivo per cui non abbiamo fatto stacco overflow è perché probabilmente questa fisarmonica si espande solo 50 volte quindi 50, poi 49, poi 48, poi 47. Quindi immagino che se diamo un numero un po' più grande, che però è ancora un numero di fibonacci, forse, potremmo causare stacco overflow oppure no? Non è detto in questo caso. No vabbè, comunque. Ci mette già per 50, ci mette un sacco di tempo. Bene, lasciamolo con 10, e qua diciamo provare a inserire 50 e aspettare, poi quando avete finito, venite a fare l'esame. Bene, a questo punto proviamo noi a cimentarci con la ricorsione. Ripeto, abbiamo usato questi 35 minuti per introdurci alla ricorsione da un punto di vista teorico-concettuale, ma è il momento di saltare alla pratica, perché secondo me dobbiamo farci i calli, io parlo con voi e capire dov eh, che, dove sta il trucco, come possiamo noi entrare in questo modo di ragionamento. Quindi qui vi propongo una serie di esercizi che oggi svolgeremo in classe, se ci riusciamo tutti quanti, ehm, ma ripeto, non sono gli unici, eh, durante il corso noi faremo, eh, vedremo altri algoritmi ricorsivi. Allora, scrivere una funzione ricorsiva che cerca un elemento dato in un array non ordinato. Ora, questa è una funzione che a fondamenti si scrive forse penso al secondo o alla terza lezione. Appena si spiegano i for e eh, gli array, già questa funzione ce l'abbiamo. Come si fa? Eh, Scorri tutti gli elementi e quando l'hai trovato, l'hai trovato. Eh, quindi voi potreste storcere il naso avreste ragione, ma perché dobbiamo complicarci la vita? e pensare ad un algoritmo ricorsivo per fare una cosa così semplice come la ricerca di un elemento in un array e basta fare un ciclo, che ci vuole? perché devi fare una cosa complessa? che tra l'altro c'è cioè, pure detto che potrebbe non essere efficiente perché ci stanno le chiamate allo stack le chiamate di funzione perché voi quante strutture dati conoscete fino ad ora? quali strutture conoscete? liste e array correggetemi se sbaglio, conoscete una terza struttura? Giusto, non la conoscete? Confermatelo che non la conoscete. Ora, le liste e gli array, cosa hanno in comune? Che si sviluppano in una dimensione. Okay, sono delle, come delle rette. Okay? E se si sviluppano in una dimensione, viene, natu viene naturale la scansione sequenziale. La scansione sequenziale è parente dell'approccio iterativo. Cioè, se, se la struttura dati che noi stiamo analizzando è una sequenza, è naturale che la cosa più facile sia l'iterazione. Perché da, dal primo all'ultimo li controllo. Quindi, io non ho proprio gli strumenti per farvi vedere la ricorsione sulle davvero strutture dati in cui la ricorsione è più facile dell'iterazione. Cioè, vi sto dicendo: se la struttura è come l'aria o la lista, l'approccio iterativo è più facile, è inutile che ci prendiamo in giro. Quindi, io che adesso oggi cercherò di fare questi esercizi con voi è una forzatura e sono d'accordo con voi che lo è, ma questa è l'unica struttura che conoscete l'array e la lista. Quando faremo gli alberi, là vi voglio vedere se riuscite a fare un algoritmo iterativo. Sarà molto più facile ragionare con algoritmi ricorsivi rispetto a dire voglio fare un algoritmo iterativo perché? Perché l'albero è una struttura ricorsiva. Quindi vi sto dando un altro insegnamento: Lo, scegliere una soluzione ricorsiva o iterativa non è una scelta del tutto libera, ma è quasi costretta dalla struttura dati. Se la struttura dati è inerentemente sequenziale, l'iterazione è il modo più facile. Se la struttura dati è inerentemente ripetitiva, ricorrente come un albero, la soluzione più semplice sarà ricorsiva e lo vedremo. Lo vedremo nel caso degli alberi, lo vedremo anche nel caso dei grafi, sono strutture ricorsive, soprattutto gli alberi. Gli alberi, gli alberi da gioco anche, gli alberi che fanno l'intelligenza artificiale dei giochi sono ricorsivi. Quando voi giocate a scacchi, quando voi giocate un gioco da tavola sul vostro smartphone, scacchi, dama, go, tutti questi giochi, là c'è sicuramente la ricorsione. Perché è il modo più semplice di ragionare, ma a questo ci dobbiamo arrivare. Quindi oggi noi abbiamo array e noi con gli array dobbiamo uh, fare questi esempi. Quindi, a questo punto didattici, questi non sono, non è così che si farebbero questi algoritmi, tranne la ricerca binaria, forse lì uh, la ricorsione senso tanto quanto l'iterazione però iniziamo da zero quindi esercizio numero 1 ricerca di un elemento in un vettore nuovo progetto eh, esercizio esercizio 1 costi oh, sì, buonacci sì, sì, safe lo salvo dentro esercizio 1 sto salvando dentro drive quindi in questo stesso momento in cui io faccio le cose Oh, non lo so perché. Non ci sta Drive, me l'ha nascosto, ma ci sta Drive è in esecuzione il sync. Quindi mentre io scrivo, viene sincronizzato. Bene, eh, togliamo le cose che non ci servono perché magari ci disturbano gli occhi. La vista. Eh, IO stream eh, ci serve, sì. Creiamo un array, eh, un array di interi, eh, un array di 10 elementi. Giusto per fare un esempio quindi uh, chiamiamo sequenza, sequence di 10 elementi. Sapete perché non si può chiamare array? Perché nello standard del C11, dal 2011 in poi, esiste l'array, cioè esiste una cosa di questo tipo. Questo è un array di 10 interi e lo chiamo A. Lo posso addirittura inizializzare così. Il C++ va avanti, quindi questo è quello che vi è stato insegnato a fondamenti ed è ancora valido, ma oggi l'array si può anche eh, trattare così. Però non voglio complicarvi la vita, questo è insomma un, un modo alternativo, CPP11, di definire un array. Array statico, statico significa che non è nel leap, non, non è memoria dinamica, quindi questo è in array e ci mettiamo adesso, uh, che ne so, uh, non so se posso fare la stessa cosa. Questa si chiama lista di inizializzazione, dipende dal compilatore se supporta questa funzionalità. Eh, io non, non lo so se questo compilatore la supporta, main lo metto qua. Ah, la supporta, quindi bene. Abbiamo definito un array, non, ci, non facciamo, ci mettiamo elementi un po', un po a caso, non ordinato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Perfetto. Allora, adesso dobbiamo definire un algoritmo ricorsivo, una funzione ricorsiva che cerca un elemento dato. Quindi... Eh, la risposta sarà c'è o non c'è? Quindi, quando noi definiamo una funzione, la prima cosa che ci dobbiamo chiedere è cosa ritorna, come si chiama questa funzione? Si chiama cerca, si chiama find, scriviamo in inglese meglio. Eh, cosa restituisce? Lo trovo o non lo trovo? Quindi, booleano. Cosa prende l'ingresso? È eh, qui. Qui già è ricorsione, perché la ricorsione ha bisogno di sapere eh, qual è, vabbè. Abbiamo bisogno di sapere, la, ci deve essere dato l'array, quindi array, ci serve sapere quanto è grande, quindi n, e ci serve sapere qual è l'elemento da cercare, int l. Ok? Bene. Proviamo a vedere se questa cosa compila, se abbiamo fatto qualche eh, errore da qualche parte, non abbiamo fatto nessun errore, disponiamo adesso uh, shout is uh, one present find quindi find uh, array un array di 10 one e quindi ci chiediamo un po' di cose facciamo la ricerca di un po' di elementi cerchiamo l'1 che è presente cerchiamo lo 0 che è presente cerchiamo il 4 che è presente in testa l'1 è presente in coda cerchiamo un elemento presente nel mezzo cioè dobbiamo verificare diciamo, un po' di cose cerchiamo un altro elemento che non è presente per esempio un elemento negativo hai visto mai che il nostro, il nostro codice ha un bug con gli elementi negativi bisogna un po' questo si chiama ehm, test driven metodology eh, è una cosa che vi verrà insegnata a ingegnere del software, cioè... Eh, ora non è, non, non, questo non pretende di esserlo, però generalmente si scrivono prima i test della funzione, cioè, dato un problema, una cosa, una, un assegno che vi viene dato, prima si scrivono i test e poi si va a pensare come risolvere il problema, perché i test sono importantissimi. Se i test sono fatti bene, i bug spuntano fuori, se i test sono fatti male, i bug rimangono nascosti. Nascosti significa che poi crascia il server della compagnia e venite licenziati. Quindi, sperando di no, dipende ovviamente dalle, dalle politiche della compagnia. Quindi i test sono molto importanti. Ora, questo non pretende di essere un test fatto bene, però un minimo di test qua c'è. Sì, chiaramente non è uno, qua è 0, qua è 4, qua è 8 e qua è meno 6. In questo momento eh, non abbiamo ancora scritto niente, quindi ci dice che non è presente ci dirà 0, 1, bull sarà 0, falso, non è presente, 1, vero, è presente. O, oh, se non vi piace 0, 1, potete dire, operatore ternario, è questo vero? Se è vero, dite yes, altrimenti dite no, eh, se eh, la cosa preferite in questi termini. Operatore ternario è una if compressa che si usa in casi come questo, in cui non c'è tanto da fare, soltanto da trasformare, per esempio in questo caso, gli zeri in yes e gli uni, eh, gli zeri in no e gli uni in yes. Ok? Quindi, tutti no. No, perché noi abbiamo restituito no. Ora passo la parola a voi. Cioè, insieme facciamo questa cosa. Eh, ricordate la ricorsione. Tutto quello che abbiamo detto fino adesso. Definita in funzione di se stessa. Però c'è una cosa importante che eh, dobbiamo chiarire quando scriviamo un algoritmo ricorsivo. È la fine. La ricorsione parte sempre dalla fine. È come broccolo. Per definire un broccolo, non posso solo dire, sì, è fatto di broccoli, ma devi dire, alla fine, l'ultimo broccolo come definito. Cioè, Bisogna partire dalla fine. Quindi qual è la fine in questo caso? Come facciamo a dire la fine? Quando è che un array è finito, in un certo senso? Quando è che siamo arrivati alla fine? Quando? Ci ritroviamo sull'ultimo elemento. Quando ci ritroviamo sull'ultimo elemento? Ritroviamo sull elemento. Se l'elemento successivo ci dà un valore inesistente. Ok. Purtroppo però questo non possiamo farlo, cioè noi abbiamo un array con dimensione n non possiamo arrivare, eh, non possiamo andare oltre questo, questo confine, non possiamo andare a quello che non esiste. Eh, un altro indizio, un altro indizio. La ricorsione, eh, l'approccio ricorsivo sfrutta eh, il fatto di ridurre sempre, 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 sempre di più. Pensate all'albero. Inizialmente il tronco è grosso, poi si divide in due, poi si divide in due, e poi in due e così via. Ora non sto dicendo che dobbiamo dividere in due. Eh. Sto dicendo che se noi la ricorsione è sempre così si basa sul ridurre progressivamente l'intervallo in cui fa qualcosa, alla fine si ritrova come le foglie, che è troppo sottile il, il ramo. E quindi, quello è il momento in cui mi devo fermare. Quindi, capire quando la ricorsione si deve fermare, è chiedersi quando l'insieme di dati che si sta analizzando è vuoto. Questo significa eh, ridurre 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 fino a fermarsi quando non c'è più niente da fare. Ecco l'approccio para puntini puntini che vi dicevo prima. Io risolvo il problema pensando quando non c'è niente da fare, cioè la soluzione del problema è non fare niente quando non c'è niente da fare. Questa è la prima cosa che quando si scrive un algoritmo ricorsivo si deve fare. E ditemi voi quindi cosa devo scrivere, che significa quando non c'è più niente da fare? Mi viene passata un'area di dimensione n e devo cercare l. Che significa quando non c'è più niente da fare? Oppure quando c'è da fare una cosa talmente banale che la faccio subito e poi mi dico basta, non c'è più niente da fare. Quindi o non c'è più niente da fare perché proprio non c'è niente da fare, o c'è una piccola cosa da fare, la faccio subito e poi ho finito. Eh? Scusi, no, non ho capito. Controllare n. Controllare n. Come lo controllo n? If n se mi è stato passato un array di dimensione talmente piccola che io ormai il problema lo so risolvere o è così o ho finito quanto piccolo quindi se n ci sono due approcci eh, non, due approcci diversi possiamo dire o oh, se n è uguale 0 allora io dico beh se n è uguale 0 Sicuramente ehm, in un array di lunghezza 0 l'elemento l non ci può stare, perché quello è lunghezza 0. Questo è un approccio, eh, va bene, seguo il la vostro la vostra suggerimento. C'era anche un altro approccio, ma voglio seguire il vostro suggerimento. Quindi se è n uguale, uguale a 0, che devo fare? Retard force. Vedete come è, è para sto coso? Cioè, io devo risolvere il problema della ricerca e eh, vabbè, però se è vuoto io non lo trovo mazza, più parati così proprio non ce n'è. Eh, però dobbiamo fare il ramo else se invece se invece eh, non è zero. Quindi è tutto il resto dei casi. Ora non, se, non possiamo fare se n è uguale a zero, se n è uguale a uno, se n è uguale a due. Questa non sarebbe una ricorsione, sarebbe, sarebbe un'altra, non so nemmeno che sarebbe, sarebbe una, una cosa analitica, un'analisi dell'array. Del, dell quindi, in tutti gli altri casi, che possiamo scrivere? Eh? Abbiamo quindi: se è, è vuoto, non l'ho trovato. Se è non vuoto, posso, posso verificare se sta da qualche parte. Qual è la, il punto più facile per accedere? O oh, l'inizio o la fine? Procedere al contrario, bravo. Perché se inizio da lì, se, se, se facessi così, se testassi per caso, se facessi una cosa di questo tipo, array di 0, eh, eh, ok, però penso sempre il primo, proprio sempre, sempre, sempre il primo, ma il primo è sempre uguale, è 0, questa cosa non funziona, io dovrei testarne sempre uno diverso. Quindi da chi mi conviene partire? Non dal primo, ma ragionare al ritroso Quindi partire da non n perché sapete un array di dimensione n va da 0 a n-1 quindi parto da n-1 quindi ma per caso l'elemento sta alla fine dell'array se sta alla fine dell'array io l'ho trovato giusto quindi ritorno forse e, e se non sta alla fine dell'array eh, scusate sì è detto un true non sta alla fine dell'array eh, se non sta alla fine dell'arre, io che sono un gran para chiamo di nuovo Find e dico scusa Find mi può aiutare un attimo? Però a questo punto non gli dico che l'area è lungo n perché io l'ho già testato l'ultimo elemento, gli dico che è lungo n-1 e gli dico di cercare n. E questo non lo chiamo solamente, ma lo restituisco. Quindi se l'insieme è vuoto, io sono un gran para e dico che non c'è. Se l'insieme non vuoto, sono molto pigro, testo solo l'ultimo. Se c'è, dico che c'è, l'ho trovato. E se non c'è, sono molto ancora pigro e dico, guarda, io non so proprio che fare adesso, quindi sai che faccio? Chiamo questa procedura find che qualcuno sta facendo, la sto facendo io, ok? Però è proprio, il calcolatore non lo sa, quindi il calcolatore invoca di nuovo find, però non su tutto l'array perché ho testato l'ultimo sul r diminuito di 1. Ovviamente diminuendo di 1, diminuendo di 1, farà sì che questo n a un certo punto sarà uguale a 0 ed è quello il momento in cui la ricorsione termina. È come i broccoli. Un broccolo è fatto di piccoli broccoli, ogni piccolo broccolo di piccoli broccoli, ma a un certo punto il broccolo è troppo piccolo e si deve finire. È la stessa identica cosa. Funzionerà o non funzionerà? Non lo so perché è la prima volta che scrivo pure io la soluzione ricorsiva di questo problema. Insieme a voi, tra l'altro. 1 è presente? Sì. 0? No. 4? Sì. 8? Sì. Meno 6? No. Mi pare che sia corretto, no? Sì, è corretto. Congratulazioni. Questo è il vostro primo algoritmo ricorsivo. Non sta sulle slide? Non sta sul libro? L'avete fatto voi? e Si può scrivere in un'altra maniera? Si poteva fare in un'altra maniera? Sì, che si poteva fare in un'altra maniera. Per esempio,. Anziché testare n uguale a 0, potevo dire se n uguale 1 lo controllo, se eh, è lui dico true, se non è lui dico false, e poi in tutti gli altri casi restituisco. Eh, controllo sempre l'ultimo. Quindi era un po' più lungo. Questo mi piace di più. Bravo, è più, più carina questa soluzione. Perché mh, sarebbe stato un po' più lungo dire se la sequenza c'è un elemento, lo controllo. Eh, e Faccio due diramazioni. Invece in questo caso se la sequenza è vuota, non faccio proprio niente. Mi piace molto, è molto più pigro. Più siete pigri e più è elegante la soluzione. Questo è il massimo della pigrizia. Sequenza vuota non faccio niente, sequenza non vuota, controllo l'ultimo. Altrimenti dico agli altri di controllare, più pigro di così non ce n'è. Che dite? Domande? Curiosità? Si poteva scrivere in un altro modo? Beh, si poteva fare. Sì, si può mettere in maniera un po' più compatta, però mi piace come l'avete fatto voi. Si poteva mettere eh, else return. Questo oppure questo, si poteva mettere una orro, ok? Perché, però vabbè, no, mi piace così, è molto più elegante. Quello sarebbe stato un po' più cervellotico. Eh, questo l'avete fatto voi ed è giusto che rimanga questo. Uh, non penso che serva a fare altri test, ragazzi, sta funzionando, punto e basta. Voi dite, eh, ma se l'area è molto grande, questa cosa quanto ci mette? Ragazzi, qui possono essere un po' d'aiuto le slide. La ricorsione di cui stiamo parlando è una ricorsione cosiddetta lineare, cioè in cui una funzione chiama se stessa una volta. Quindi è come se fosse un'iterazione. Io chiamo una funzione che ne chiamo un'altra, che ne chiamo un'altra, e poi tutto si riarrotola e si richiude. Se invece fosse come, il, vuoi, se invece fosse come la, uh, il Fibonacci, il Fibonacci non è una ricorsione lineare, è una ricorsione multipla perché ci sono due chiamate a se stessa. E là sì che le cose si complicano, sia come tempo di esecuzione, sia come utilizzo dello stack. Quindi mi viene da dire che quando la ricorsione è lineare, ma ragazzi, l'efficienza è come quella dell'iterazione, forse un po' di più perché ci sta il salvataggio sullo stack, ma l'efficienza in termini temporali mi, mi viene di dire che è la stessa. Dovremmo ancora parlare di questo concetto, lo so, eh, probabilmente ne parleremo lunedì dell'efficienza temporale, però non mi pare tutto questo gran sovraccarico. Certo, dal punto di vista del codice, dell'eleganza, beh, ragazzi, qua basta un semplice ciclo. Cerca, trova, punto. Lo so, sono d'accordo, però... Questo è quello che, eh, che ci serve adesso per capire la ricorsione. Bravi. Passiamo al prossimo esercizio. Eh, nuovo progetto. Esercizio. Esercizio 2. Sì. Sì esercizio 2 lo mettiamo dentro l'esercizio 2 e mi pare che ci convenga copiarci il codice perché anche qui ci sarà un array e anche qui ci sarà una ricerca scrivere una funzione ricorsiva che cerca l'elemento di valore massimo in un array e beh allora io vado lì e mi copio il codice perché dobbiamo riscriverlo tutto da zero notate che dev crea un macfile è il suo modo di c'è un file di progetto dev che descri descrive il progetto nel linguaggio del dev cpp e poi crea un megafile perché serve questo megafile uh, per la suite gnu perché il, il dev usa la suite gnu per compilare usa mingv però il porting dei, dei compilatori gnu per windows quindi mingv vabbè eh, quindi ok Ce lo andiamo a copiare qua dentro eh, questa funzione non si chiamerà più uh, find, ma si chiamerà per esempio uh, cerca l'elemento di valore massimo. Quindi calcola il massimo. Quindi più che find max è uh, no, sì, find max andrebbe bene find max. Va bene, mi piace find max che restituisce un valore, quindi l'intero, restituisce l'elemento massimo in un array non ordinato e quindi beh, qua non c'è niente da dire max uguale c'è poco da fare max uguale max e la funzione non ha più bisogno di eh, dire qual è l'elemento um, da cercare non c'è più niente da cercare quindi questo si riduce e questo niente c'è poco da testare qui eh, per esempio, return 0. Vediamo se funziona. Facciamo sempre controlli sintattici, infatti ho sbagliato. Eh, ah, ok. Per meglio controllare che tutto quello che sta attorno funzioni. Bene, siamo tornati al punto di partenza. Di nuovo, dobbiamo ragionare come broccoli. Quindi, eh, beh, adesso però un vantaggio ce l'avete. Se dobbiamo ragionare come broccoli dobbiamo ragionare come i pigri e quindi dire di nuovo quando non ci sta niente da fare ci sta niente da fare. Qual è questo in questo caso qual è che, il punto in cui ci dobbiamo fermare? Non è più quando la sequenza è vuota, perché il massimo di una sequenza vuota non è definito. Ok? Quindi Bravo. Quindi if n è Uguale uguale 1, il massimo di una sequenza grande lunga un elemento è l'elemento stesso. Abbasso, capitano ovvio proprio alla massima potenza, questa è questa la ricorsione: è giocare a essere capitano ovvio. Quindi, return array di: eh beh, array di n sarebbe array di 0, cioè se n è uguale 1 significa che sta nella prima locazione, quindi significa che, è, significa che è il primo. Okay. Adesso è un po' più complicato però, anzi io non lo so quanto è complicato, no, sinceramente non l'ho fatto questo esercizio, proprio per avere la mente fresca come la vostra, quindi anche io ragionarci insieme a voi. E se invece la sequenza non è vuota, quale sarà il massimo? Eh, vi dico che esiste una funzione della STL che se gli date due valori vi calcola il massimo. Okay, quindi abbiamo questa funzione qui, ce l'abbiamo. La calcolare il massimo è facile. Se il primo è più grande del secondo, restituisci il primo, altrimenti il secondo. Max fa questo là dentro, c'è nell'STL, quindi usiamola. Che posso fare in maniera molto pigra? C Ho una sequenza non vuota. Qual è il massimo della sequenza vuota? Della sequenza non vuota. Un po' come prima, devo ridurre mano a mano la mia sequenza, quindi devo confrontare l'ultimo con cosa? Sì, quindi max array di n-1, quindi restituisco il massimo tra... Qual è quello più grande? L'ultimo? Oppure qual è l'altro con cui devo confrontarlo? Eh, ricorsione, find max di array n-1. L'altro non serve manco più... Il ramo, parentesi. Questo ovviamente non serve. Ragioniamoci. Il massimo di una sequenza, non ordinata ovviamente, altrimenti sarebbe facilmente trovabile nell'ultimo elemento. Se la sequenza è di un elemento, il massimo è l'elemento stesso, è il primo, perché la sequenza di un elemento sta all'inizio. Altrimenti io vado a confrontare l'ultimo. Con quello che mi dice eh, la, la stessa funzione invocata sull'array più piccolo. Quindi, questa cosa sarà una specie di max dell'ultimo, questa viene invocata, non si entra qui, si entra qui con il penultimo, con il terzultimo, con il quartultimo e con il via. Quindi, è una specie di max eh, espanso in cui confronti tutti gli elementi e gli dici qual è il massimo. Vediamo se funziona. Questo è che mi sta sfuggendo qualcosa il risultato deve essere 8 si potrebbe essere funziona allora se facessimo l'approccio allora, iterativo è sicuramente un ciclo che confronta prende il primo dice che è il massimo e lo confronta poi col secondo se è un nuovo massimo lo salva e lo confronta col terzo e così via quindi quello è l'approccio iterativo un ciclo che li scansiona tutti e di volta in volta aggiorna il massimo quello sarebbe stato l'approccio iterativo anzi, lo scriviamo così è anche educativo confrontare l'approccio iterativo con quello ricorsivo quindi eh, find max it find max rec che sta per recursive l'approccio iterativo sarebbe stato for int i uguale a 0, anzi, i uguale a 1, i minore di n, i più più. Dico che max è uguale a primo. E eh, posso fare direttamente l'aggiornamento: max, max l, forse meglio chiamarlo max L per non confonderci con, con la funzione std di max. Sarà uguale a lo aggiorno confrontando maxL con l'elemento iesimo del ciclo return maxL vediamo se questa cosa funziona altro allora, mettiamoci un 10 qua per mettere ulteriormente in crisi e metterlo all'ultimo elemento eh, max uguale 4 non ha funzionato ho sbagliato ho l'approccio sbagliato iterativo pensate un po' Eh, Dov'è che non ho ragionato? Eh, il massimo è il primo. Aggiorna l'elemento massimo confrontando Maxel con l'elemento iesimo e poi restituiscilo. Cioè, mi state dicendo che l'approccio ricorsivo funziona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sono 10. L'approccio ricorsivo ci dice. 10 l'approccio creativo l'ho sbagliato Inso, è una buona dimostrazione. Secondo me, che a volte la ricorsione con il suo ragionare in maniera pigra pigra significa anche semplice se uno ci ha fatto il call ovviamente. E quindi c'è poco da scelvellarsi da sbagliare. Invece, qui mi è sfuggito qualcosa che non, non lo vedo, ma sicuramente c'è. È sbagliato. Una scelta di indici o un errore anche molto più grave. Eh, il Professore ha messo doppio uguale dopo Max. Ho messo doppio uguale, ok, ovviamente sì. Quindi stavo pensavo dentro di me una if, ho messo doppio uguale. Grazie. Comunque, entrambi sono, eh? Ok. Quindi, max e max rec, quindi max. Max iterativo, max ricorsivo. Iterative, ricorsivo. Beh, chiaramente i due risultati sono identici. Ora commentiamo un po' questi due codici. Innanzitutto, notiamo che a livello di lunghezza del codice non mi pare che ci siano sostanziali differenze. 4 righe. 4 righe. A livello di complessità, di, 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 di eleganza, diciamo, di complessità visiva, ovviamente questo, eh, l'array in array, lo scansiono tutto. Eh, tra l'altro questo non è del tutto giusto, questo algoritmo. Perché? C'ha un punto debole questo algoritmo. Chi mi sa dire qual è il punto debole? Sta qui. Chi mi dice che l'array abbia dimensione maggiore di zero? Esistono array, magari non sono stati un vector che non è stato ancora riempito e ha dimensione 0. Quindi se voi per calcolare il massimo, forse io so, ho fatto così perché so che siete stati abituati così nei corsi precedenti, ma non è corretto. Cioè dire che il massimo si calcola salvandosi nel massimo il primo e poi confrontando gli altri è sbagliato perché non sapete se il primo c'è. E se il primo non ci fosse, questo sarebbe un accesso in memoria non consentito. Segmentation fault, errore di segmentazione, cioè vai in un posto che non è il tuo nella memoria e crash il programma quindi questa cosa qui è sbagliata sarebbe stato più corretto inizializzare questo con uh, meno infinito che nel caso degli interi non è infinito ma è il numero intero uh, intero con segno a, a 32 bit più piccolo possibile rappresentabile quindi sarebbe stato più corretto uh, more correct more correct better uguale std numeric limits int min. Questo sarebbe il più piccolo numero rappresentabile eh, tramite gli interi, e ve lo dice la stl Questo è un buon modo per inizializzare il in max, perché qualunque elemento non può che essere o maggiore o uguale rispetto al più piccolo rappresentabile. E anche se l'array è di dimensione nulla, io qua dentro non ci e restituisco. Uh, come massimo certo in questo caso restituisco come massimo meno infinito però almeno non crash almeno ho un comportamento migliore rispetto al crash in questo caso invece uh, in questo caso con la ricorsione per farlo ancora più sicuro qua è lo stesso problema uh, qua succede una cosa particolare ragazzi se l'area di dimensione nulla uh, questo qua non ci entra perché n eh, non è eh, uguale, a uguale a 1. Entra qua dentro e va a innescare la ricorsione eh, array meno 1. Quindi è sbagliato anche in questo caso. Quindi meglio se qua scriviamo better if eh, n eh, minore uguale a 1. Oppure sarebbe stato meglio distinguere proprio. Se n è uguale a 0, restituisco meno infinito, un valore che indica che non, lo, eh, non, lo, non è possibile calcolare il massimo di una sequenza nulla. Se n è uguale a 1 questo, quindi better if, better if we add another if n uguale a 0, return numeric limits int min. Oh, questo per essere proprio professionali, proprio al massimo ma allora, non è questo lo scopo di oggi anzi non perdiamoci in queste chiacchiere eh, ripetiamo, ri ricostruiamo il ragionamento della nostra ricorsione però se notate ragazzi è molto simile all'iterativo per questo sono equivalenti l'iterativo dice per me il massimo è il primo e poi lo confronto con tutti gli altri eh, ragazzi la ricorsione è uguale perché la ricorsione dice eh, se la sequenza è non vuota il massimo sarà quello tra l'ultimo e quello che mi diranno le altre chiamate ricorsive su tutti gli altri. Ma tutti gli altri significa che questo n viene decrementato, viene decrementato e alla fine si restituisce finalmente il massimo temporaneo che è proprio il primo. Quindi, nell'iterazione, il primo massimo trovato è il primo. Nella ricorsione, il primo massimo trovato è quello in cui la ricorsione termina, si ferma per poi tornare indietro, ed è proprio il primo. Quindi è uguale, questo algoritmo è uguale, identico a questo. In più c'è la chiamata funzione, quindi come sovraccarico di memoria è un po' di più. Però, di nuovo, a livello di efficienza temporale eh, è lo stesso. Ripeto, ragioniamo in maniera pigra. Il massimo di una sequenza, se la sequenza è composta da un elemento, sicuramente è quell'elemento. Se non è composta da un elemento, devo fare un confronto per capire il massimo. Ma io non ho tutti gli elementi, cioè ce li ho, ma non posso confrontarli tutti, altrimenti non sarebbe la ricorsione, sarebbe un'iterazione. E questa è una cosa che può succedere allo studente alle prime armi: la tentazione di mettere un ciclo dentro la ricorsione. Mettere cicli dentro la ricorsione generalmente puzza, perché significa che stai mischiando iterazione con ricorsione. Quindi, qui, certo, avrei potuto mettere un ciclo, ma a quel punto non avrei avuto più bisogno della ricorsione. Avrei potuto, qua, mettere un ciclo confrontando l'ultimo elemento con tutti gli altri. Eh, avrei trovato il massimo avrei risposto avrei ottenuto praticamente questo algoritmo invece no la ricorsione è molto più pigra eh, io so davvero poco e ho voglia di fare poco quindi per trovare il massimo dico scusa posso confrontare l'ultimo con il massimo il massimo chi il massimo calcolato sull'array più piccolo come si calcola il massimo calcolato sull'array più piccolo si calcola saltando ad una funzione ha lo stesso codice, ma non è un problema, perché siccome questo R diventerà sempre 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 più piccolo, a un certo punto sarà talmente piccolo che potrò dire che il massimo l'ho trovato. Sarà un massimo temporaneo, perché poi andrà messo in questa funzione, tornando indietro, qua comparirà finalmente un valore quando si chiuderà la ricorsione, si farà un massimo tra due valori, verrà restituito, questo verrà restituito alla precedente chiamata rimasta in sospeso, si calcolerà un altro massimo, verrà restituito e così via. Quindi tanti massimi a coppie, 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 ma è esattamente quello che succede qua. Questi due codici sono del tutto equivalenti. Va bene? Sì. È normale. A posto di find max rec, quando si effettivamente cosa c'è. A posto di find max rec, il calcolatore qui sospende questa chiamata. Quindi stiamo calcolando un massimo tra due valori e lo stiamo davvero facendo. Questo è un massimo tra due valori. Però il calcolatore dice "Io questo valore ancora non ce l'ho". E allora metto in sospensione questa, tutta questa funzione, sono arrivato fino a qui. Salto adesso ad un codice che serve per calcolare il massimo di un array di dimensione N-1. Quindi ricomincio da qua, ma non ricomincio, è proprio un'altra chiamata a funzione, un'altra funzione, cioè questa che avevamo qui, dovevamo avere questo valore, si sospende, si frizza, si... ok? Parte un'altra chiamata a funzione, adesso qua c'è n-1, ovviamente questo n-1 non è ancora sufficiente per entrare in questo frammento, quindi si entra in questo frammento e si calcola un massimo tra due valori, ma non ce li ho questi due valori, quindi si sospende anche questa funzione. Se noi vedessimo lo stack, poi lo vediamo nella dimostrazione grafica della ricerca binaria. Ho la prima chiamata. Purtroppo non ho entrambi gli operandi. Allora sospensione. Ho la seconda chiamata. Arrivo al massimo di due operandi? Non ce li ho. Sospensione, sospensione. Sospensione. Si accumulano tutte queste sospensioni, ma a un certo punto l'area diventa di dimensione unitaria. A quel punto si restituisce finalmente un valore e quel valore andrà messo al posto della prima chiamata rimasta in sospeso. A quel punto ho due valori. Due valori restituiscono un valore. Quel valore andrà nella terzultima chiamata rimasta in sospeso. E così via, tutte le chiamate in sospeso vengono risolte perché quella funzione restituisce finalmente un valore. Ok, Quindi è una propagazione verso l'alto di un array sempre più piccolo per arrivare alla soluzione pigra e verso il basso. Delle soluzioni intermedie partendo dalla soluzione iniziale, che è il massimo e il primo elemento. La seconda soluzione sarà è il massimo tra il primo e il secondo, poi sarà il massimo tra quello che ho trovato e il terzo, e fino ad arrivare al massimo tra l'ultimo e quello che ho trovato. Ok? Però mi rendo conto: è normale che anche se ho spiegato questa cosa, è normale ancora non aver capito questa, questa tecnica. Ripeto, più cose facciamo e più capiamo. Prossimo esercizio. Esercizio 3. Mi eh, vediamo che dice la slide. Scrivere una funzione ricorsiva che conta le occorrenze di un elemento dato in un array. Vedete come sono diverse questi esercizi? Li ho progettati apposta. Il primo cercava, il secondo cercava un elemento che potrebbe anche non esserci. Il secondo deve calcolare il massimo. Quindi, più che cerca sarebbe giusto dire calcola il massimo. Calcola perché è un calcolo fatto di confronti. Il terzo conta. Quindi cercare, calcolare e contare. Sono tre, mh, tre, tre cose che si fanno in informatica. Conta le occorrenze di un elemento dato in un array. Quindi, e quindi di nuovo ricopiamoci il nostro codice qua dentro, count. Quindi. quindi è giusto passare un elemento da contare, e cosa restituisce? Un intero, cioè il numero di occorrenze. Il codice ovviamente non è questo, restituisci 0, l'array è questo, e diciamo. Um, diciamo ovviamente questo non è più yes no ma è proprio conta quindi count quante volte c'è l'uno um, count uh, count to count to one quante volte c'è lo zero un elemento che non c'è, quindi lo 0, no, 0, 0. Quante volte c'è il 10 per esempio? Oh, c'è un elemento che non ho scritto, quante volte c'è Sì, il 10? Il 10 ci sarà 0 volte. Quante volte c'è un elemento che si ripete tante volte? 6, 6, 5, 5. Beh, quante volte c'è il 6? Adesso allora, ci mettiamo un altro 6 qua. 6 dovrebbe essere 3 volte, e 5 dovrebbe essere 2 volte. due volte e... Vabbè, e anche il 4 perché è un elemento che sta in testa dobbiamo assicurarci che vengano contati anche gli elementi di testa di coda del centro che non ci sono, che ci sono tante volte che ci sono una sola volta se vogliamo fare dei test molto, molto approfonditi ok ovviamente mi dirà sempre 0 perché non abbiamo ancora scritto niente e questo è il momento di nuovo di entrare nella filosofia del broccolo quindi la storia è sempre la stessa, ragazzi. quest'area si deve ridurre e a un certo punto si riduce così tanto che la risposta sta proprio sul tavolo ed è la risposta dei pigri. Stavolta, che mi devo chiedere? Vediamo se è questo, non è detto. Mi sembra di sì. Cioè, suona: se l'area è vuoto. Eh, quante volte ci può stare l'elemento in un array vuoto? zero altrimenti se l'array non è vuoto quante volte ci starà? Mm? Sicuramente devo fare la ricorsione ormai da qualche parte, deve, deve apparire e se non appare nella, nello stop, ovviamente non può apparire lì, deve apparire nel ramo alternativo. Quindi sicuramente la ricorsione appare qui. Però diamo un significato a questa ricorsione. Arriviamoci per ragionamento, non solo perché sappiamo che meccanicamente ci deve andare. Sono molto pigro, ho una sequenza di n elementi. Devo contare le occorrenze di un elemento. Però non lo voglio fare con un ciclo, cioè non voglio farlo in maniera eh, analitica, lo voglio fare in maniera pigra. Quindi um, io sono pigro, al massimo posso controllare una cosa, poi il resto fra gli altri. Che controllo? Sembra la solita soffa, no? Una cosa posso controllare? Siccome l'array lo sto riducendo verso sinistra, io posso controllare solo l'ultimo. Quindi, se anzi, se array di n-1. Uguale, uguale a l, ragazzi questa è una condizione booleana che vale true se l'ultimo elemento è l e false se non è l, ma true è uguale ad 1, i booleani true è numericamente equivalente a 1 e false è numericamente equivalente a 0, quindi se io tolgo la if e questo lo trasformo in semplice condizione, questo è un numero che vale 1 se l'ultimo è uguale a l è 0 se non è uguale a L cosa devo scrivere oltre a questo? quindi sto contando 1 se, se sta alla fine e 0 se non ci sta però devo contare tutte le occorrenze di L come faccio in maniera pigra? io il mio l'ho fatto adesso che devo scrivere? Hm? devo contarle tutte contare significa sommare io ho contato l'ultimo se c'è, se non c'è non l'ho contato, ma comunque ho contato. Però sono talmente pigro che gli altri li faccio fare a, a, ai miei fratelli, alle mie chiamate ricorsive sorelle o fratelli. Quindi più, più count array l-1 l. questa cosa la restituisco, E non c'è bisogno nemmeno delle parentesi graffe. Beh. Se La sequenza è vuota, ci sta niente da fare, non c'è niente là dentro. Se non è vuota, io posso fare un piccola, una piccola cosa perché sono pigro. Per caso, l'ultimo elemento è uguale a quello che sto cercando. Se è uguale, allora conto 1, se non è uguale, conto 0 ed è questa parte qui. Poi devo contare tutti gli altri. Contare tutti gli altri, io ce l'ho una funzione che conta, eccola qua. Conto tutti gli altri, cioè gli n-1 elementi rimasti nella sequenza. Ovviamente questa cosa. Va avanti, va avanti, va avanti, quindi io per contare, conto per esempio, 0 oppure 1 più tutti gli altri, ma tutti gli altri significa ridurre, 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 a un certo punto arrivo alla fine, e nel frattempo, li sto contando. Quindi, qual è chi è che sta davvero contando? Stavolta non è vero più che questo non è, questa è una specie di fermati: non c'è più niente da fare. Ma quello che davvero sta contando non è lui, è questo ogni volta controlla l'ultimo. Se è uguale lo conta, altrimenti no. Vediamo se funziona, poi commentiamo ulteriormente. 1 ci sta una volta, 10 ci sta 0 volte, 6 ci sta 3 volte, 5 due volte e 4 una volta. Io ricordo a memoria che è giusto. Però insomma, potete controllare se non vi fidate. Ripetiamo. È sempre la solita solfa. La ricorsione funziona riducendo progressivamente l'insieme di dati su cui opera. È come broccolo, deve definirsi in funzione di broccoli sempre più piccoli, altrimenti non si ferma mai. E siccome si riduce, a un certo punto si ferma. Quando si ferma? Quando la sequenza. Abbiamo una sequenza. Quando ci si ferma? Quando la sequenza è vuota, non c'è o quando è un elemento. Nel caso del Massimo, era un caso specifico in cui lì aveva senso fermarsi, oppure quando è vuota, e sarà sempre così. La ricorsione si ferma o quando è vuota la sequenza, o quando è talmente piccola che riesco a risolvere il problema di colpo. E quindi questa parte la condizione di stop è, è semplice da capire. La cosa più difficile è questa. Credo. Quando invece non è vuota, devo di nuovo ragionare in maniera pigra. Quindi l'elemento da contare lo controllo nell'ultima posizione, lo conto se c'è, e lo sommo a il numero di elementi presenti nella sequenza più piccola, quindi n-1 e questo sfruttando la ricorsione, quindi broccolo, broccolo più piccolo come negli altri casi. Ok, prossimo esempio, prossimo esempio, però abbiamo anche una dimostrazione grafica e questo spero che vi aiuterà ulteriormente. Vi aggiungerà una cosa in più nella ricorsione. Quindi, prossimo esempio, piuttosto che implementarlo noi. Lo vediamo implementato, lo commentiamo, ma il vero scopo è di vederlo in esecuzione sul calcolatore. Però vi devo fare una domanda. La ricerca binaria o dicotomica in un array ordinato l'avete fatta in un corso precedente? Cos'è la ricerca binaria? Se l'area ordinato, cerco un elemento, lo confronto con quello che sta in mezzo. Se, non, se è lui, bene. Se non è lui, devo andare... A sinistra la vostra sinistra o a destra, a seconda che l'elemento sia più piccolo o più grande del perno centrale. È come quando voi fate la versione di latino o il tema di italiano: cercate una parola sul dizionario, smezzate il dizionario più o meno dove capita e confrontate la parola che state cercando con quella che sta in cima alla pagina. Se la parola alfabeticamente affa è minore, andate nella metà di sinistra. Se alfabeticamente maggiore andate nella metà di destra è come quel caso. Cioè, quando voi fate i temi in classe, avete fatto i temi in classe, le versioni, avevate utilizzato la ricerca dicotomica più o meno. L'avete fatta a fondamenti? Non ho capito. Questo è il metodo di bisezione che si fa in analisi. Sì, beh, c'è tanti nomi, però mi preme che l'abbiate fatto in informatica. Sì, sì. Ok. okay bene, quindi l'avete fatto iterativo ovviamente, ok? quindi la versione iterativa sarà stata una cosa del tipo ehm, binary search cursive iterative su wikipedia ci dovrebbe essere la versione iterativa anche se insomma ce ne frega poco la versione iterativa l'abbiamo appena detta non, non ce ne frega, non è importante adesso commentare la versione iterativa andiamo a vedere il codice della versione ricorsiva. Allora, vettore ordinato, deve essere ordinato, e vabbè, che funzioni, ci fidiamo, l'algoritmo è quello della ricerca binaria, però l'implementazione stavolta è ricorsiva. Come sarà l'implementazione ricorsiva? Senza guardare il codice, proviamo a immaginare come potrebbe essere, dico quasi, tentiamo di farlo insieme al volo. Sempre il ragionamento pigro. Quando è che posso dire che un elemento sicuramente non l'hai trovato? Io l'ultimo elemento verificavo se quell'elemento che stiamo cercando è maggiore dell'ultimo o minore del primo. In quel caso, dato che non avrei ordinato, diciamo direttamente che esisteva all'interno dell'app. Ok, questo è un ottimo questo è una cosa intelligente che serve per dire che io nemmeno ci entro nella ricerca. Cioè eh, se l'elemento è al di fuori dell'intervallo dell'array, dell io non ci provo nemmeno a cercare. È un ottimo modo questo, sai perché? Perché questo evita eh, la, la ricerca a una certa complessità computazionale, lo vediamo, perché deve comunque smezzare tutto quanto. Invece questo approccio serve per scartare eh, i casi eh, lampanti in cui proprio non c'è nulla da cercare. Eh, basta fare un confronto con la testa, un confronto con la coda, se l'elemento è a cercare al di fuori di questo intervallo, io nemmeno ci provo. Benissimo. Però se sta dentro, se può star dentro, devo comunque eh, invocare un algoritmo, una funzione. Se la funzione è ricorsiva, come possiamo scriverla, questa funzione? Devo smezzare, fu ricordate, il ricorsivo, vai a metà, e, e vai a sinistra, e vai a destra, vai a metà, quindi ogni volta, questa come si riduce l'array? Non di uno ogni volta, ma di metà, di metà e di metà. Quindi a un certo punto che succederà? È come l'albero, se io spacco un tronco in due, a un certo punto non posso spaccare più niente. E quindi la ricorsione sarà se non c'è niente da spaccare, la sequenza ormai è vuota, l'elemento da cercare non l'hai trovato, non ci sta qua, quindi restituisci false. Altrimenti, confrontalo con quello di mezzo, questo dice la ricerca dicotomica, e cerca a sinistra se l'elemento è più piccolo o cerca a destra se l'elemento è più grande. Questo è in italiano l'algoritmo di ricerca binaria. Vediamo la versione ricorsiva. La versione ricorsiva prende. Il vettore, l'elemento da cercare, l'array, l'elemento da cercare non prende n come prima perché? Perché adesso l'intervallo di ricerca non è detto che sia da 0 a numero del, degli elementi, potrebbe essere anche una cosa che sta a destra o a sinistra, non lo sappiamo. Quindi ci servono due indici, il primo e l'ultimo, che definiscono il range di elementi entro cui cercare il nostro valore. Quindi Sx ed x stanno per sinistro o destro. Il range di ricerca quindi ecco cosa uh, la, 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 la condizione di stop della ricorsione: se destro è minore di sinistro, cioè se l'indice destro si è invertito rispetto a sinistro, significa che tu nello smezzare sei arrivato ad una sequenza vuota che ha fatto sì che eh, i due indici che definiscono il range eh, non, so, non definiscono più un range valido. Un range valido è un range in cui. Destro è maggiore di sinistro invece, se così non è, significa che o è vuota la sequenza, o addirittura tu hai swappato, hai scambiato gli indici di destro con sinistro. E quindi restituisci meno 1 significa uh, questo uh, non solo trova l'elemento, non è booleano, è intero, perché se lo trova lo restituisce anche. Ecco perché uh, meno 1. Però potevamo farlo con bool e sarebbe stato uh, return false. A questo punto si va nel mezzo, quindi dext più sinistro diviso 2. Vai nel mezzo, se l'elemento è quello di mezzo lo restituisci, altrimenti se l'elemento è più piccolo di quello che sta nel mezzo, devi andare a sinistra. Devi andare a sinistra, si sì, chiama proprio in italiano, ricercalo nella parte di sinistra, quindi ricercalo nell'array che va da sx a x-1, cioè dall'indice di sinistra, perché lo cerchi nella parte sinistra, al precedente rispetto all'elemento centrale. Questo è l'indice dell'elemento centrale eh, dell'array considerato. Quindi questa è la parte sinistra, x più 1, dext, è la parte destra. Quindi se la sequenza è vuota o impropriamente definita, non c'è. Se la sequenza esiste, allora vai nel mezzo. Questo è l'indice di mezzo. Confronta l'elemento con l'indice di mezzo, l'hai trovato, bene, restituisci che l'hai trovato. Se non l'hai trovato, allora devi andare a sinistra o a destra. Andare a sinistra significa cercarlo, così come lo stavi cercando in questa lunga sequenza, adesso lo cerchi nella metà di sinistra o nella metà di destra. Però vediamo questa cosa, per la prima volta lo vediamo nella memoria del calcolatore, quindi questo sì che potrebbe darvi un indizio in più su come funziona la ricorsione. Quindi eh, nella cartella ci stanno anche queste slide aggiuntive. Eh, abbiamo un array di nove elementi fatti in questa maniera ordinato che stanno sullo stack. Si vede proprio lo stack in questa animazione, quindi si vede proprio il fatto di impilare i dati sullo stack e eh, si vede quindi la ricorsione che agisce in memoria. Vabbè, eh, è stato invocato eh, la ricerca binaria su un vettore, eh, cercando l'elemento 0, eh, scusate, cercando l'elemento 28 eh, nel range di ricerca 0 di 1 Quindi tutto. Stiamo cercando su tutto il vettore l'elemento 28. Però, come diceva il vostro collega, se siamo un po' più intelligenti, anziché proprio prima ancora di iniziare, confrontiamo con il primo e l'ultimo, e così ci risparmiamo anche questa ricerca. Eh, le cose industrialmente si fanno proprio così. Ci sono dei casi specifici che fanno saltare l'algoritmo, in quel caso eh, si è un po' più furbi e si guadagna qualche cosa. Bene. Prima invocazione della ricorsione. Prima perché vi ho detto che è una fisarmonica, chiamate ricorsive si eh, impilano le une sulle altre e poi si ritorna indietro. Eh, quindi stiamo invocando la ricerca binaria ricorsiva su un array, eh, passando come indice sinistro 0, come indice destro eh, stiamo passando eh, 8 perché l'array è di 9 elementi, quindi dim è l'array di 9 elementi, dim è. Abbiamo passato di meno 1, quindi da 0 a 8. È un indice inclusivo, ok? L'elemento da cercare è 28. Quindi abbiamo nel nostro stack, abbiamo SX0, DX8, L28 e abbiamo una variabile eh, di questa funzione, una variabile automatica, che deve essere allocata sullo stack. Le variabili vengono allocate sullo stack. Quindi il nostro stack è formato già di eh, 4 byte più 4 byte più 4 byte più 4 byte 4x4, 16 byte più l'indirizzo di ritorno. Della, della funzione che sono 8 byte, quindi 16 più 8, 24, più l'intero altri 4 byte di restituzione, 24, 28, più altri 8 byte di un altro indirizzo di cui non vi ho parlato, 28 più 8, 36. 36 byte solo per fare una chiamata. Ogni chiamata sono altri 36 byte, quindi in questo caso, eh, questo fa capire che lo stack è fatto di un megabyte, che sono un milione di byte circa. Se ogni chiamata su so 36 byte, bene o male, si fa un calcolo e si capisce che se l'array fosse troppo lungo, mo non so. Adesso il calcolo esatto. però potrebbe, potrebbe fallire questa ricerca ricorsiva. Quindi, eh, questo fa capire che bisogna stare attenti quando si parla di ricorsione. Ecco perché gli array non sono la struttura più adatta per la ricorsione, perché potrebbero generare dei problemi di, di stack overflow. Comunque, mettiamo da parte quel problema, sì, uh, nel successivo. Ah, questo qui quindi quando andrà a il, Sì, il adesso, il... Il... adesso stiamo per smenzare sì. uh, visto che dovremo controllare la parte di destra quindi ci ritroveremo tra 25 e 28 sì. quando andremo a fare x quindi ci ritroveremo destra o sinistra che sarà 13 su 2,6 prenderà il valore 6 o il valore 7 prende l'intero inferiore la parte intera inferiore eh, questo però è una caratteristica del, del linguaggio è in realtà una caratteristica proprio del, del calcolatore L'intero inferiore, quando si fa divisione di interi è sempre l'intero inferiore, quindi 6,9 è 6. È così che funziona, bisogna saperlo questa cosa perché è fonte di molti bug. Ottima osservazione. Quindi vabbè, iniziamo il nostro algoritmo: confrontiamo x con 6x. Eh, per caso si sono svappati gli indici? No, assolutamente no, quindi andiamo avanti. x è uguale quindi a 0 più 8 diviso 2, cioè 4, e infatti 4 appare qua dentro. ma Andiamo ad accedere l'elemento nella posizione 4, l'array in posizione 4. 15, 15 è uguale a 28? Assolutamente no, quindi si va nei due rami. Eh, della, uh, della, negli altri due rami, per caso l'elemento è più piccolo di eh, 28 è più piccolo di 15? No, quindi si va nell'altro ramo. A questo punto, eh, andare nell'altro ramo significa che questa porzione che vediamo è una porzione su cui noi non ci andiamo proprio a cercare. D'ora in poi noi andremo a cercare nell'altra porzione. Quindi abbiamo scartato metà di questo array. Questa cosa sarà importante un giorno quando parleremo di efficienza computazionale, cioè scartare metà, ogni volta metà, porterà ad una efficienza molto buona. Quindi, cosa buona e giusta, scartare metà. Quindi significa andare a destra. Ma che significa andare a destra? Che tu adesso eh, devi andare a cercare da x più 1, cioè da indice 5 fino a indice eh, 8. Quindi devi andare a cercare in questa porzione, da indice 5 a indice 8. L'elemento da cercare. Che significa finalmente chiamata ricorsiva? Significa che la chiamata precedente, qui dove doveva restituire un valore, quel valore va calcolato con chiamata funzione. Significa sospendere la funzione, invocare un'altra funzione, quindi saltare ad un'altra istruzione, allocare sullo stack tutto quello che serve a quella funzione che adesso è la stessa ricorsione, ma il calcolatore gliene frega che è la stessa, è una funzione che ha bisogno di 36 byte, non mi ricordo quando ho detto prima, e li alloca. Ci mette a posto di 6x 5, a posto di dx 8, ci mette 28 di inel e alloca lo allo spazio per x. x è, eh, prima controlla che si sono svappati, non si sono svappati, x sarà uguale a 5 più 8, 13 diviso 2, eh, farebbe 6,5, ma fa 6, parte intera inferiore, vado a controllare se l'elemento 6 eh, è quello da cercare, no, 23 non è uguale a 28, 28 sta alla destra di 23, quindi in questo caso siamo di nuovo nella parte destra. Quindi scartiamo la parte sinistra, eh, dobbiamo andare a cercare tra ehm, x più 1, quindi tra 7, x più 1 e 8, questa è la porzione in cui cercare, chiamata ricorsiva si mette, significa metti in sospeso la chiamata corrente. Quindi di nuovo, qui serve un valore, questo valore non ce l'ho? Lo devo calcolare con una funzione. Sospendo e di nuovo salto al codice che mi consente di calcolare quella valore. Sullo stack aggiungo tutto quello che mi serve. Qua non è tutto, eh, ci sono altre cose che non ho aggiunto. Eh, Sx7, dx8, l28. x eh, l'ho allocato. Per caso si sono swappati due elementi, non so perché qua è diventato 5, c'è un refuso. Scusate, questo non è 5, 7. Eh, si sono swappati due indici, non ancora, quindi vai a metà. Eh, mannaggia, questo è un errore, di, errore di, di battitura. Mi copia e incolla 7 più 8 fa 15, eh, diviso 2, 7,5, parte intera inferiore è 7. Quindi devo andare a cercare l'elemento 7. Il settimo elemento è davvero 28. Quindi adesso sì, che abbiamo trovato l'elemento, quindi entriamo qua dentro. Che significa entrare qua dentro? Significa che la nostra ricorsione è finita. La ricorsione finisce quando si restituisce qualcosa di concreto. esercizi che abbiamo fatto oggi, dov'è che si restituiva qualcosa di concreto? Nella parte iniziale, vi ricordate? Restituisci, l'hai trovato, non l'hai trovato, restituisci zero se stai contando. Restituisci l'elemento se stai facendo il massimo di tutta la sequenza. Quando si restituisce qualcosa, quello è il momento in cui tutta questa chiamata questa fila di chiamate si eh, finisce, termina. Quindi restituisci x, significa che adesso si ritorna nella precedente chiamata funzione che era stata rimasta in sospeso e si restituisce questo elemento, scusate, x è l'indice dell'elemento, si restituisce l'indice dell'elemento e si restituisce nella posizione in cui era stato chiesto, cioè al posto di questa chiamata, finalmente adesso abbiamo il valore. E lo stack è... Decresciuto e decrementato della chiamata che si è chiusa. Adesso abbiamo questo valore, lo restituiamo alla precedente chiamata che era rimasta in sospeso, e quindi al posto di questa chiamata ci mettiamo 7. Restituiamo questo 7 al posto di quest'altra chiamata che era stata invocata dal main, e a questo punto lo stack è ritornato al suo stato originario. Quindi abbiamo anche finito il tempo. Finisco sempre un quarto d'ora prima. Vabbè, sono il 47. Eh, ricorsione significa approccio pigro, broccoli, divisione della sequenza o dell'insieme di dati in elementi in, in insiemi più piccoli. Negli esercizi che abbiamo fatto prima decrementavamo di uno alla volta, in questo esercizio, in questa dimostrazione, si smezza, quindi si divide in due, ma non c'è una regola generale. Potrei anche dividere in tre, potrei decrementarne due alla volta. L'importante è che si riduca l'insieme di dati. Riducendosi l'insieme di dati si arriva sempre ad un caso in cui i dati non ci sono più, oppure ce n'è solo uno. E quindi quello è il momento in cui si ferma la nostra ricorsione. Ricorsione che si uh, funziona tramite chiamate a funzione. funziona a se stessa. Quindi lo stack cresce, cresce, cresce fino a quando si arriva alla uh, condizione di stop. Quindi ragazzi, mi sento di dirvi, la, la, la ricorsione eh, davvero una volta entrati in questo paradigma è la cosa più pigra che ci possa essere. Invece l'approccio iterativo è un approccio in cui voi dovete avere sul tavolo tutto quello che vi serve per calcolare il risultato. Dovete proprio ragionare su come costruire il risultato. Nella ricorsione invece voi dovete dire io non ho voglia, faccio una piccola cosa e poi faccio fare il resto al... Alla alle mie copie che lavorano un insieme più piccolo di dati, fino a che il dato sarà così piccolo che sarà facilmente eh, risolvibile il problema. Chiudo dicendo una cosa, quello che abbiamo fatto oggi ragazzi si chiama divide et impera ed è una tecnica di programmazione. La discuteremo quando faremo le tecniche di programmazione, penso a breve in una settimana, e dividi il problema in problemi più piccoli. Quando sono talmente piccoli che li puoi imperare, impera significa comanda, eh, diciamo significa sovrasta praticamente, noi risolviamo il problema molto piccolo. Questo stesso stratagemma è stato inventato dai romani. Quindi, quello che noi facciamo oggi, la ricorsione, eh, dividi ricorsivamente fino a che problema lo risolvi, i romani avevano già capito al loro tempo, quando non c'erano i computer. Quindi, è un esempio di come la ricorsione, l'approccio dividi e impera, si ritrova anche nelle strategie penitari. Cioè, anziché affrontare un esercito tutto in un solo, un solo momento, i romani avevano delle strategie militari per dividere l'esercito avversario in parti. Quando le parti erano abbastanza piccole, arrivava la cavalleria e le sovrastava. Invece, se la cavalleria avesse affrontato l'intero esercito avversario in un colpo solo, avrebbe probabilmente avuto più difficoltà e perso. Quindi questa stessa strategia, la strategia di divisione del problema, fino ad arrivare a problemi piccoli e risolvibili, è proprio quello che oggi noi abbiamo fatto. Ed è questa l'essenza della ricorsione. Broccoli, romani, divide e timpera, eh, quello che abbiamo fatto oggi. Spero che abbiate avuto un indizio di come funziona la ricorsione, ad ogni modo avremo modo di fare molti altri esempi eh, nelle prossime lezioni. Okay? Domani eh, discuteremo la programmazione concorrente, eh, ma eh, dicevo la ricorsione la vedremo... Altre volte durante questo corso. La lezione è finita.